Per gli incontri del Prode Fernando, oggi ci troviamo a parlare con una artista donna, una pittrice, una nuova pittrice che ha molto talento. Da pochissimo tempo ha iniziato a pitturare e come vedete qui alcune delle sue opere potete vedere che sono come delle fotografie, quindi ha molto talento. La signora, eccola qui, sta operando già, eccola Allora, qua, nome e sto cognome. iniziando Federica Spaziani e oggi sto iniziando i Mulini a Vento, Mulini a una vento, nuova opera. vediamo un Ecco, po' questo inizio di Mulini a vento. adesso sto facendo le nuvole, è un paesaggio, diciamo, un po' il tramonto, un tramonto. Qui verranno i mulini che poi si specchiano su questo Vabbè, non fiume. svegliamo troppo, non Non svegliamo svegliamo troppo, troppo. poi lo vediamo Procedi, procedi. meglio. Allora, chi è? Federica Spaziani, chi è? Lei ha iniziato, diciamo, più che altro con la manualità, facendo un altro tipo di arte, Sono giusto? un'artigiana, sì, un'artigiana, diciamo, nasco come costumista e poi mi diletto anche in lavori artigianati, cucito creativo, un po' tutto quello che è la creatività, diciamo. Quindi sei molto creativa, Sono molto molto creativa, ho creativa. manualità e adesso ci divertiamo anche con la E pittura. come mai è nata diciamo, quest'amore anche per la pittura? Quest'amore per la pittura in realtà era proprio un sogno nel cassetto che avevo, ma non pensavo di saper dipingere perché forse non ci ho mai. Non è che Non non ti ci ho sei mai mai. applicata, diciamo. Allora, a scuola ero molto brava a disegno, però mi ricordo questa frase che ce l'ho impressa nella mente da ragazzina. Io ricordo di una maestra, ma non credo fosse stata una maestra, che mi disse, qualcuno mi disse, a copiare sono capaci tutti. E quindi io quella cosa mi scoraggiò talmente tanto che non provai più, diciamo, non mi sono più cimentata nella pittura perché dico, vabbè, tanto non so far più di tanto perché sono capaci tutti a copiare, quindi niente. Poi mi sono tenuta una volta, trovai proprio vicino a un secchione dell'immondizia, perché prima c'erano i secchioni, trovai una tela bianca. Questa tela bianca me la sono tenuta come un tesoro per tanti anni. Sempre con diciamo, l'idea e il sogno di dipingerla un giorno. Infatti poi in realtà non l'ho dipinta, ma l'ho usata per coprire questo quadro dove è iniziato Inquadra un po', tutto. questo nuovo quadro. Questo quadro che è Questo stato forse è il primo il che hai mio primo utilizzato, il quadro tuo primo e quella quadro. tela famosa che io trovai nell'immondizia. Sì. Sta dietro a questo quadro. In realtà è una tela, nasce come un gioco. È un kit che si chiama Dipingere con i numeri. E praticamente è come un puzzle che a ogni casellina, diciamo, va inserito un colore corrispondente a un barattolino di vernice. E questo mi ha fatto scoprire un po' un mondo perché ho capito che, diciamo, le immagini sono solo diciamo, un chiaroscuro che formano poi la dimensione dell'immagine e questo mi ha fatto scoprire proprio un mondo. Da qua sono partita e mi sono detta, beh, forse posso fare anch'io qualcosa di mio. E da qua è partito tutto, da dipingere con i numeri, questo è il primo che ho fatto che in realtà è come un gioco, lo può fare pure un bambino. Da qua sono partita, ho iniziato a fare qualcosa, a mettere colore su un foglio, ho iniziato acquarello, È poi iniziato anche matita. una scuola, credo, per Poi migliorare la tua. dopo, per migliorare, ho iniziato un corso proprio di paesaggi e ho fatto un annetto e mezzo e adesso, diciamo, gli ultimi che ho fatto sono questi che vedete, il paesaggio montano, l'ultimo che ho fatto. Poi adesso, diciamo, è una fase di sperimentazione, ho passato la fase delle marine, che facevo tutte marine. E figure femminili, l'arte figurativa, e quindi ho sperimentato. Adesso sto ancora nella fase di sperimentazione, ancora non ho Poi trovato, diciamo, sceglierai, diciamo, un'identità proprio artistica. l'artistica, sì.
E adesso come sì, continuerò paesaggi, però mi piacerebbe dipingere un po' più di getto, insomma, anche con la spatola, qualcosa di più, di meno ragionato e più istintivo, diciamo. Quindi adesso sono un po' proiettata verso questo tipo di pittura. Uno studio iniziale, diciamo. Sì, voglio sperimentare, voglio sì, anche provare ecco, a Per dipingere trovare poi una per tua trovare una dimensione, mia diciamo, dimensione che ancora pittorica, sì. non ho. Adesso ho solo sperimentato perché diciamo che è da poco che dipingo, quindi ancora sto nella fase sperimentazione, però qualche idea ce l'ho. Poi magari tra qualche anno ci possiamo, diciamo, aggiornare Allora, e vediamo un attimo i diciamo risultati. prima di tutto che siamo due coetanei, sì, no coetanei, Eh concittadini, sì, concittadini, sicuramente. concittadini e nella nostra città c'è stata un'evoluzione artistica non indifferente perché noi siamo di Velletri, a Velletri ci sono stati tanti, tanti pittori, famosi pure, molti famosi, da Aurelio Mariani, Joana Romani e tantissimi, diciamo, di questo secolo e del secolo precedente, come Agostino De Romanis e tanti altri ancora, diciamo. E adesso questa nuova persona che ci darà sicuramente tante soddisfazioni perché Speriamo. se il buongiorno si vede dal mattino saremo a vedere che sicuramente sarai proiettata verso un successo non indifferente, almeno vedendo queste prime opere che stai facendo. Molto, molto belle e ripeto, sono tipo una tutte fotografie. Allora, che aspiri ancora oltre alla pittura? C'è un'altra arte che vorresti, diciamo, intraprendere? Diciamo come arte, no, già ho sperimentato abbastanza, diciamo anche come manualità, no? A proposito di manualità, la scultura, queste cose qui, ti interessano pure? Scultura, no, veramente non mi ha mai, diciamo, attirato più di tanto la scultura, no, non credo Neanche il cotto, che. diciamo. Quello sì, un pochino sì, mi piacerebbe in effetti. Quello mi piacerebbe. Il cotto mi piacerebbe. Però forse è meglio magari che mi soffermo Un attimino ancora su questa qua, poi una cosa, sì, vedremo, diciamo, perfeziono quello che succederà questa nel e poi tempo. vediamo sì quello che succede. Però mi piace creare anche, inventare. Adesso sto un po' applicando la pittura al cucito. Nel senso sto unendo le due cose e sto creando degli oggetti artigianali con la pittura, tipo sto facendo delle borse in tela dipinte e quindi sto unendo un po' le due passioni anche a scopo, diciamo, anche per vendere, per i mercatini, perché faccio pure i mercatini e tutto. E quindi così mi diverto perché mi piace cucire e mi piace dipingere, unisco le due cose e creo degli Delle novità. oggetti, delle novità, sì. E diciamo Ma non sfruttiamo svegliamo troppo, questa. sennò poi Non ti svegliamo rubano, troppo, no? Infatti ti sennò poi mi rubano rubano pure le le idee. E quindi per adesso sto applicando la pittura anche al cucito. E poi vedremo, insomma, magari la pittura la L'ispirazione, applicherò. Sì, vedremo. comunque c'ho sempre la mente In che è in evoluzione. evoluzione, si sta sempre in movimento, sto sempre a pensare a nuove idee, nuove cose da realizzare. Anche a livello proprio di oggettistica, adesso per la Pasqua, che ne so, le papere, le cose, magari anche quelle dipingo gli occhietti, dipingo il becco, è sempre un modo di dipingere, di creare, e mi piace, il mio lavoro mi Allora, piace. chiudiamo questo breve incontro, diciamo, con un in bocca al lupo per la tua carriera Crepi il lupo. pittorica, perché l'altro già l'hai fatto, quindi chiudiamo con questo discorso qui, salutando i nostri spettatori. Un saluto al prode Fernando e da Federica Spaziani.